Sì, cercherò di metterla dopo. Per lei, signore, da James. Chi sei? La sua segretaria ora? Assistente, in realtà. Hai un'aria sorpresa. Wow. Ah, scusa, stavi cercando di dirle dei drink gratis il giovedì sera? Che cosa bevi, Rosé? Assaggio. Acqua tonica. Col succo di mirtillo. Molto stilosa. Lo sai, questa festa mi sembra un po' spenta, Cole. Che vorresti dire? Che tocca a me scaldarla? Puoi provare, ma questa gente balla solo di notte. Ok. Far partire una festa, primo step. Il DJ deve far uscire la gente dalla festa ed entrare nel loro corpo. E per farlo, come minimo serve il senso del ritmo di un cavernicolo, un'infarinatura di matematica e la conoscenza anatomica di uno studente di prima liceo. Per esempio, i bassi controllano questa specifica zona del corpo. La zona più importante. Ci sarà sempre della resistenza, quindi sii paziente. Bisogna cercare chi non ha paura di scatenarsi. Ora è necessario concentrarsi sul battito cardiaco. A me piace farli partire da 120 battiti al minuto, che è l'equivalente del battito cardiaco di un fondista. Perché è il BPM che fa la differenza. Determina il modo in cui si muove il corpo. Per esempio, il reggae è lento. Circa 60 BPM. La dubstep in realtà è a 140 bpm, ma rallentata a metà arriva a circa 70 bpm. L'house oscilla tra i 110 e i 130 bpm. Poi c'è la hardcore. Non sono sicuro di come si balli. Una volta sincronizzati col loro battito cardiaco, li portate su traccia dopo traccia. Secondo un mito popolare, 128 bpm è il ritmo che meglio si armonizza con il battito del cuore. È quello il numero magico. Una volta che avete portato lì la folla, siete in controllo del loro intero sistema circolatorio. Ci penseresti una